Hi guys, it's Dilla London. Today's video is part of music interview series and my guests are from Italy. So please let me switch to Italian language and make sure to turn on English subtitles in the settings. Ciao di nuovo a tutti. Oggi i miei ospiti sono i Mac, Marco Frattini e Federico Squassabbia. Sono originari di Bologna, ma io li ho scoperti al Jazz Festival ad Ancona e la loro musica mi è piaciuta subito. Sono rimasta proprio incantata da un mix dei generi come funk, jazz, hip hop che nei loro brani si sposano perfettamente. Ciao Marco, ciao Federico. Ciao. Raccontatemi un po' del vostro background, come siete arrivati a creare la musica e come vi siete conosciuti? Praticamente ci siamo conosciuti perché comunque non abitiamo lontano, suonavamo in varie formazioni, l'idea è stata quella di fare qualcosa insieme e di mischiare proprio la formula tastiera e batteria, che è rimasta poi nel tempo il core, no, di tutto il progetto. Poi il progetto si è evoluto e abbiamo coinvolto vari collaboratori, da rapper per quanto riguarda il discorso appunto dell'hip hop, ai fiati col trombone, a una spinta diciamo ancora più elettronica con poi quello che è il nostro produttore. Datti tu i meriti però, è stato Fede. Una sera abbiamo suonato in un jazz club a Bologna che si chiama Cantina Bentivoglio, una serata prettamente jazz, dove il boss era Federico e io veni chiamato alla batteria e ci conoscevamo quella sera lì, mi sa, io e te Fede, giusto? A fare proprio del mainstream. Sì, forse. Dopo, da lì a qualche mese, mi chiamò Fede dicendomi: ti va di fare questa cosa in duo, abbastanza improntata sull'elettronica, comunque... Due persone che suonano, che provano a far stare in piedi tutto quanto da sole, insomma. È stato Fede, bravo. Ma come avete imparato a suonare i vostri strumenti, la batteria, la tastiera, da piccoli o vi è venuto quando eravate già più grandi? Io ho iniziato giovanissimo, ho iniziato 5-6 anni. I miei genitori erano disperati perché tutte le sere prima di andare a letto io prendevo gli spazzolini da denti di tutta la casa e cominciavo a farli suonare in giro in tutto il bagno e quindi prima di andare a letto ci mettevo mezz'oretta, al che un giorno hanno detto: aspetta un attimo, forse riusciamo a liberarci di questa tortura se lo mandiamo a batteria. E così è stato, insomma, sì. Dopo è peggiorato perché lo facevo anche a tavola con le forchette, però no, così. Ho iniziato abbastanza presto con il pianoforte, proprio pianoforte acustico, che è stato il mio primo strumento. Poi un po' di studi classici, poi è venuto l'interesse per le cose sintetiche e quindi praticamente mi sono spostato anche su altro, però insomma fin da piccolo, ecco. E c'è una spiegazione dietro al nome Mac? All'inizio, quando Fede mi chiamò appunto e avevamo deciso di fare questa cosa assieme, la musica era anche un po' più aggressiva, nel senso che la matrice era sì l'elettronica, ma qualcuno ci definì kraut rock, mi ricordo. Mm-hmm. Questo quanti anni fa? Il primo disco che abbiamo fatto 7 anni fa e noi ci chiamavamo MUCK, M-U-C-K, e quello stava bene con il nostro genere, con quello che facevamo, perché M-U-C-K significa fanghiglia, magma, è abbastanza rock and roll come nome. Ok. E quindi eravamo in quella cosa lì. Poi dopo, quando è che abbiamo messo la A? La A è stata messa successivamente perché diciamo che il nome con la U non era più vicino alla musica. Voleva dire tipo merda, una roba del genere. Le dame, sì. Le fanghiglia, cose. Sì, insomma. Che non è molto hip hop, diciamo. No. E quindi abbiamo messo questa A, però siamo rimasti super fregati perché da quando è uscito un cartone della Walt Disney, penso Cars, se tu metti su Google MACK vengono fuori tutta una serie di camion incredibili e noi siamo tipo al posto 1005 della ricerca di Google, introvabili. Com'è stato il vostro processo creativo durante la creazione del vostro ultimo EP Mac? Da che cosa si cominciava? Da delle jam che facevo a mie Fede principalmente. Veniamo da una matrice jazzistica improvvisativa. Magari Fede portava un giro di piano oppure una sequenza di accordi, io mettevo su un tipo di groove, insomma è tutto molto, ma è ancora così adesso, quando le cose funzionano vengono fuori così, mai a tavolino, e dopo naturalmente si sviluppano e diventano dei brani. Adesso lo sviluppo di tutto il nostro materiale avviene principalmente in studio con appunto la produzione di Mattia Matta Dallara. Perché sostanzialmente c'è bisogno di una supervisione anche in termini di materiale, diciamo, in più, che va a legare le varie parti. Perché, sai, spesso le idee possono essere anche buone, però poi
bisogna anche strutturarle in una maniera tale che, insomma, arrivino a maturare completamente. Cioè, non è facile, insomma. Durante la quarantena avete trovato più ispirazione o concentrazione per scrivere musica? Allora, anche durante la quarantena è stato Fede che mi ha scritto e mi ha detto: senti, facciamoci una suonata telematica. Ed è stata una grande idea perché comunque, io ti dico la verità, appena è iniziata la quarantena ero abbastanza giù di morale e non avevo nessuna voglia, ma neanche capacità proprio di mettermi allo strumento e fare qualcosa di decente. E quindi Fede mi ha dato lo stimolo per rimetterci in moto. Infatti dopo ci sono venute fuori tre piccoli episodi che abbiamo chiamato quarantine 1, 2, 3, che ci siamo divertiti alla fine a fare e ci hanno tenuti impegnati, almeno finché non c'è stato un po' di riapertura e siamo potuti ritornare in studio questa settimana. Cioè, all'inizio, quando è partita la quarantena, io ho detto: va bene, adesso mi chiudo in casa e scrivo più musica possibile, immaginabile. Ed effettivamente è stato così, però molte cose sono da buttare via, per dire. Secondo me, se non ci fosse stato la connessione di fare delle cose comunque insieme a distanza, sarebbe stato molto pesante, perché comunque da solo sì, puoi scrivere musica, però è sempre un qualcosa che si ferma fino a un certo punto e magari solo per certe situazioni. Quindi quello è stato un ottimo canale per liberare delle idee. Siete due membri fissi della band, però per molti vostri brani servono, come dicevate anche voi, rapper per le parti vocali, la tromba. Come scegliete i feature artist con i quali collaborare? Ma anche queste collaborazioni qui derivano dal fatto che siamo musicisti on the road, come si può dire. E quindi magari, che ne so, a me capita di fare una serata con un trombonista che ha collaborato con noi, Federico Pierantoni, con cui suono da tanti anni in vari progetti. E quando siamo in fase di produzione con Federico, Squassabbia, magari mi si illumina la lampadina e qua ci starebbe bene col trombone. Fede magari collabora con un cantante piuttosto che un altro, e quindi insomma è abbastanza naturale. Le collaborazioni che si portano avanti nel tempo, secondo me, sono quelle che si basano più che altro sul fatto di trovarsi in sintonia in un progetto come questo, che comunque ha delle radici stabili e guarda in avanti nel lungo periodo. Conta molto di più, secondo me, anche il rapporto umano che si ha. Quindi diciamo che se uno guarda il disco sembra quasi che sia un collettivo, dove ci sono tre, quattro cantanti, un chitarrista. Infatti il concerto che abbiamo fatto, uno degli ultimi che abbiamo fatto al TPO di Bologna, dove abbiamo presentato il disco, quanti eravamo sul palco alla fine? 8. 8 mi pare. Cioè c'erano tutti gli MC del disco, un chitarrista, il trombonista, il produttore, quindi diciamo un collettivo, bene o male. Però alla fine di tutto noi due siamo quelli che, insomma, i sottosegretari, teniamo in piedi la questione. La base, Esatto. sì. Ultima domanda. Dopo il Vancouver Jazz Festival in Canada, c'è qualche altro festival o evento dove vi piacerebbe partecipare? I festival sono tanti quelli a cui ci piacerebbe suonare. Sinceramente non li dico per scaramanzia, no? Però, cioè, insomma, noi abbiamo una caratteristica che è la trasversalità, quindi possiamo suonare sia in ambito, diciamo, di festival jazz, sia magari in ambiti, diciamo, più hip hop o di elettronica. Quindi puntiamo chiaramente a tutte queste situazioni, anche perché no, in Europa e anche fuori dall'Europa. Vedremo un po' come andrà la situazione, ecco. Ok, grazie mille per aver partecipato. Grazie a te. Per oggi è tutto. Nella descrizione di questo video, qui sotto, potete trovare tutti i link relativi a Mac. Ci saranno tante altre interviste interessanti, quindi subscribe to my channel e ci vediamo molto presto.